Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo la preghiera chiedendo perdono per i nostri peccati. Signore, abbi pietà di noi per tutte le volte che non sentiamo Dio come Padre. Cristo, abbi pietà di noi per tutte le volte che non accettiamo la volontà del Padre e non vogliamo bere il calice che ci porge. Signore, abbi pietà di noi per tutte le volte che non diamo ascolto allo Spirito Santo che grida dentro il nostro cuore, Abba. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ora ti lodiamo, Signore. Manda il tuo Santo Spirito affinché apriamo i nostri orecchi, la nostra intelligenza e il nostro cuore alla tua parola che ci parla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Glorioso San Benedetto, che avesti come centro della tua vita Gesù Cristo, al cui amore non hai permesso che nulla fosse anteposto, ti chiediamo che anche per noi il centro della nostra vita sia il mistero pasquale. La tua vita fu partecipazione alle sofferenze di Cristo e attesa gioiosa della santa Pasqua definitiva che hai celebrato morendo con il corpo e il sangue di Gesù. Ti chiediamo che ci ottenga dal Padre la grazia di accettare il dolore, la sofferenza e la morte che Lui ci presenta e che sappiamo unirli ai patimenti redentivi di Gesù, che sappiamo completare nel nostro corpo quello che manca alla passione di Cristo, che ogni celebrazione eucaristica sia per noi l'anticipo della gloria futura. Amen. Il proposito di oggi. Rinnovare la coscienza che siamo membra di Cristo, se è possibile con la partecipazione all'Eucarestia. Signore Gesù, come al giovane Benedetto, insegnaci a dire sì alle proposte del tuo amore, ascoltando te, Maestro e Padre che ci ami, e accettando l'obbedienza faticosa che ci fa tornare a te,
militando con questa gloriosa arma nel tuo regale esercito. Ti preghiamo di precedere e accompagnare con la tua grazia i nostri propositi fino in fondo. Fa che non abbiamo a rattristarti mai con un cattivo comportamento. Fa che mettiamo a frutto i doni tuoi e meritiamo per questo i beni da te promessi. Fa che ti temiamo per amore e desideriamo la vera vita con fervente ardore. Preservaci dal male e chinati su di noi con sguardo attento e amoroso. Esaudisci la nostra preghiera fatta con fede e accompagnata dalle buone opere. Aiutaci a percorrere il cammino del Vangelo calcando le tue orme. Spezza in te le nostre tentazioni al male. Preservaci dall'orgoglio e da ogni vanità. Il tuo nome sia glorificato nella nostra vita. Rendici forti e prudenti. Aspettaci con pazienza se ci allontaniamo da te e attiraci al bene con gli impulsi della tua grazia. Fa che non ci stanchiamo mai sotto il peso della nostra debolezza, né ci spaventiamo delle difficoltà che incontriamo nelle vie dello Spirito e, come discepoli, con cuore ben disposto, accettiamo tutti gli insegnamenti della scuola del tuo divino servizio. Senza mai abbandonare la carità, percorriamo la via della salvezza per giungere, con cuore dilatato, in un'ineffabile dolcezza d'amore e partecipando con la pazienza ai tuoi patimenti, o Gesù, a condividere tutti insieme la gloria del tuo regno. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore tocchi i vostri cuori e vi doni la pace. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.